ma diciamo, il tentativo di portare in Irpinia una grande manifestazione attorno al vino, diciamo, una manifestazione che promuova i brand Irpigni, quindi Greco di Tufo, Fiano di Avellino, ma anche Taurasi o anche l'Irpinia, quindi Irpinia Falanghina, però una manifestazione che metta al centro della scena le denominazioni e il territorio. Quindi in un tasting che noi faremo con una folta e nutrita stuoia di giornalisti nazionali e internazionali, porremo delle bottiglie coperte, quindi in blind tasting, di aziende iscritte al consorzio, perché per noi è importante non promuovere i singoli brand, ma soprattutto promuovere le nostre grandi denominazioni. Quindi diciamo, abbiamo promosso attraverso l'attività di una commissione tecnica, quindi di enologi irpini, abbiamo sentito una serie di prodotti, circa 100 campioni, i quali poi verranno sottoposti alla commissione, che quindi alla commissione di giornalisti, che quindi farà un rating sulla vendemmia 2016 per i bianchi e sulla vendemmia 2013 per il Taurasi, che è in uscita. Allora, io credo che non esista un grande territorio del vino nel mondo che non sia un territorio che abbia nel suo interno una grande università del vino del mondo. L'Irpinia è uno dei grandi territori del vino italiani e quindi ha evidentemente bisogno di una grande università che formi i professionisti del domani. La filiera del vino è uno dei punti di forza, uno dei agli occhiali dell'agroalimentare irpino, e quindi è evidente che una grande università, soprattutto con la grande professionalità del professore Luigi Moio, è sicuramente uno degli aspetti irrinunciabili se si vuole puntare sul futuro della filiera del vino in Irpinia. Allora, prima di tutto c'è un concetto di relatività del fattore dimensionale. Quello che vi appare grande nel contesto provinciale, come può essere riferito per esempio all'azienda della mia famiglia, è in realtà estremamente piccolo nel panorama imprenditoriale nazionale e internazionale. Quindi questo è un fattore endemico di debolezza del tessuto imprenditoriale nazionale, che l'Irpinia sconta ancora di più. Quindi se partiamo da questo presupposto, Mastro Berardino è una piccola e media impresa dal punto di vista diciamo formale della classificazione, e come tale ha i problemi e anche le opportunità della piccola e media impresa. Quindi è molto più vicina alle microimprese del territorio irpino che non alle grandi imprese del settore del vino nazionale, che sono grandi, mediamente le grandi imprese del settore nazionale sono quasi 10 volte, se non più di 10 volte più grandi di noi, se rimaniamo nel privato. Se andiamo nel settore della cooperazione sono 35-50 volte più grande della nostra azienda di famiglia. Noi siamo un'azienda di 10 generazioni di storia, di più di 2 secoli di storia, sempre in questo territorio, e questo costituisce un elemento di appeal, di forza del posizionamento competitivo di Mastro Berardino, ma soprattutto dell'Irpinia, cioè consente quella storia di questa famiglia di mettere la bandierina sulla mappa quando si va nei mercati più lontani. E questo è il ruolo che noi svolgiamo insieme a tutte le aziende più piccole. Quindi il compito di Mastro Berardino all'interno del consorzio è questo, di creare un volano, aiutare le aziende quando escono a sfruttare maggiormente il brand territoriale, perché come sapete nel posizionamento strategico delle aziende del settore vitivinicolo vanno di pari passo il brand familiare e il brand territoriale. Se il brand familiare è molto forte aiuta a diffondere il messaggio del brand territoriale, viceversa se il brand familiare è più debole perché magari l'azienda è più giovane, più piccola di dimensione, meno visibile, meno organizzata, meno capace strategicamente, a quel punto deve essere il brand territoriale a fare da puntello. Quindi il nostro compito è quello di riequilibrare questi due elementi di traino del posizionamento competitivo delle imprese irpine.